Allora, io stasera vorrei cominciare con un filmato che lei ci ha portato. Guardate oggi che cosa sa fare questo robottino. Divertente. Buongiorno a tutti gli amici Drone Adventure. Questa mattina ci siamo alzati presto perché siamo mattinieri. In realtà mi stavo soffocando nel letto. Mi sono alzato, ho svegliato anche lei. Ci siamo fatti tutta la Val di Non, che è un posto splendido, che io ci tengo sempre a farvi vedere un po' i paesaggi quando partiamo, che magari alla gente che è di Bolzano non gliene frega niente, ormai di montagne nella fine delle palle. Però magari qualcuno esterno, insomma, gli piace vedere anche poi anche montagna verde, no? Abbiamo trovato, è un po' che cerco questo hotel, in realtà l'ha trovato uno del team di Drone Adventure, che è Bomba. Grazie Bomba. Bomba, grazie, grazie. È riuscito a trovare praticamente questo hotel abbandonato, in una valle secondaria della Val di Non, una valle più piccola, tipo Val di Non si chiama. E stiamo andando, fa fresco, e scrivetemi sotto cosa avete mangiato prima di guardare questo video, così almeno io ho mangiato una brioche, voi? Val di Non, Val di Non, noi andiamo in Val di Non. Allora, abbiamo fatto ancora un po' di curve, immersi nel verde, e siamo arrivati all'hotel, che devo dire che promette veramente. Ma sempre sto. Ecco, dicevo, promette qualcosa di figo. Allora, adesso dobbiamo cercare un punto dove entrare. E questo qui era un vecchio hotel che, dove c'è stata una rivoluzione, perché siamo vicini a una località sciistica. E quindi hanno costruito tantissimi hotel, solo che questo qui, essendo un po' più in periferia, è rimasto abbandonato in sostanza. Però ho letto che ha tipo 74 posti letti, una spa, una piscina, cioè era un bellissimo hotel. Vediamo se riusciamo a vedere, vediamo! Stiamo avvicinando e devo dire che fa veramente la sua scena questo posto.
questo dovrebbe essere stato abbandonato verso gli anni 70. No, niente di più sbagliato. L'hotel è stato costruito negli anni 70, ma è stato abbandonato nel 2008-2009, dove finì pignorato e all'asta per bancarotta. E lui ha detto... Alla fine un'entrata siamo riusciti a trovarla. Oh ragazzi, tra poco vedrete un posto congelato nel tempo, letti, televisori, lavatrici, tutto ancora qui a farsi ammirare come modelli dimenticati. Questa qui che avete appena visto era una specie di sala ricreazione, c'era il bar anche dove la gente si alcolizzava, che immagino la vita che c'era. Però l'altra volta c'erano più vagoni. Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, eh. Dovrebbero farlo passare più spesso. Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più. Questo posto è stranamente abbandonato, infatti. Ma potrei prenderlo io. Potrei fare la base di Drone Adventure. Qui dentro, ragazzi, lascio tutto così. Metto l'elena a pulire. Cioè, metto l'elena a pulire. Tutto da sola, ovviamente. E potrei fare la base di Drone Adventure. Notiziona. Dona anche tu al monastero delle eliche del sorriso per aiutare i piccoli droni abbandonati e in difficoltà. Chiama il numero verde 700 700 700 e dona 5.000 euro.
una piccola spesa per te, un grande aiuto per le sorelle. Buongiorno a tutti, io sono Suor Maria del Copertone e sono una delle suore delle Eliche del Sorriso. Questi piccolini vengono portati ogni anno qui da noi perché vengono maltrattati a casa loro e noi li teniamo, li accudiamo e li facciamo stare bene. Grazie a tutti. Dona, dona, dona e guarda le attività che le sorelle fanno fare a questi piccoli mentecati. Conoscere le erbe medicinali. Il ballo ricreativo per i mentecati. E tante, tanterrime, tantissime, tantose attività che contribuirai a sviluppare insieme alle nostre sorelle. Quindi dona, dona, dona al 700 700 700. Grazie. Di merda di topo dappertutto, che quindi sicuramente è abbandonato da un bel po', però devo dire che è molto molto suggestivo, perché si trovano anche oggetti di vario genere, anche abbastanza nuovi della verità, e quindi rimani un po' stranito, no? Perché di solito questi posti abbandonati c'è più roba proprio schifosa, invece qui no, non è così. Da bravi turisti andiamo alle piscine. Proprio voglia di farmi un bagno. Proprio voglia di farmi un bagno. Là nella piscina, perché come vedete lì ci sono delle finestrone e davanti ci abitano, quindi non ci vedono passare, praticamente possono vedere, insomma, che siamo qui che cazzeggiamo, a vedere, quindi preferisco non andare troppo in là. Però avete visto che figo, la piscina è fondissima, ci sono ancora, quello che vedete lì è mattonelle con
colorate. E niente, è tutto bloccato nel tempo. Poi se ci pensate, alla fine non mi sono neanche dovuto arrampicare questa volta, cioè è andata bene, non sono né dovuto arrampicare né entrare in buchi stretti. Sì, lo so che voi vi divertite, E bounce! Però diciamo che delle volte va bene anche a me. Ecco amici, abbiamo fatto un bel giretto, siamo un po' spostati perché ci hanno sgridato. Okay. Ovviamente noi abbiamo questi bellissimi paesaggi, no? Dobbiamo andare a vedere i ruderi e roba che sta per, se no, che drone adventure sarebbe se vi faccio vedere roba bella? No, ruderi! C'è una malattia dobbiamo avere, no? Sì, sì. Comunque è stato veramente un posto figo, veramente. Non è molto grande, quindi insomma non è che potevamo girare 3 ore. Ragazzi, io l'iscrizione come ogni video ve la chiedo, così mi fate un grande favore. Magari mi cliccate anche la campanellina. Noi abbiamo girato tutto questo albergo bellissimo, abbandonato. Come sempre, ripeto, non abbiamo toccato niente, non abbiamo portato via niente. E così dovete fare anche voi se vi viene voglia di fare qualcosa del genere. Insomma, ricordatevi di tenere sempre il rispetto anche per le strutture abbandonate. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima puntata.